chiedo? Se cadere un po', che cosa vuoi? Questa cosa, lei me la mette bene. Se cadere... Ironia e comicità al carcere di Contrada Balate, la casa circondariale di Gela. Accolto sul palco dell'auditorium l'attore Carlo Caneba con uno spettacolo all'insegna della comicità. Protagonista di numerose puntate della trasmissione siciliana Insieme, Caneba ha voluto portare un sorriso in un contesto nel quale si punta alla rieducazione e al reinserimento nella società. E con immenso piacere, lo faccio sempre con piacere, un po' impaurito, devo essere sincero, forse questa è la terza o quarta volta che lo faccio, non è che mi mette in soggezione la cosa, però allo stesso tempo mi stimola nel piacere di farlo. Perché in soggezione? Perché sono sempre dei posti particolari, non stai in una villa bellina a passeare, ecco, sono dei posti seri in un certo senso, dove c'è gente che deve scontare delle pene, e quindi da un lato è il piacere di farlo, è più di quello dell'ansia di poterlo fare, ecco. Quindi oggi l'ironia si mescola alla riflessione? No, ma passa solo un minuto, poi passa tutto, non si preoccupi, no. Certo, assolutamente sì. Che cosa si prova a calcare questo palco? Dopo 30 anni è sempre un piacere, e spero di poterlo fare sia nei carceri che in giro, se la salute mi accompagna, fino non avendo pensione. Questo è un mestiere che non aspetti la pensione, ma se fin quando ti chiamano e ti cercano tu lo vuoi fare fino all'ultimo giorno. I comici hanno la capacità di portare un sorriso e di portare allegria anche in quei contesti dove è difficile riflettere su queste sensazioni. Come la fa sentire questa sorta di potere? Benissimo, come deve fare sentire? Benissimo, finché c'è ci deve, ma meno male che c'è, ma meno male, per tutto, non solo per me, ma per tutti. Fin quando tu hai voglia di fare, hai voglia di dare agli altri, quella è vita, e vale più di ogni altra cosa. La comicità è intanto spunto della generosità di un artista. Il live è, diciamo, per noi oggi avere qui un artista e far capire come la vita non ha solamente i lavori tradizionali, canonici, eccetera, ma è anche frutto di un'inventiva speciale, di una genialità, di talenti. Chissà poi se tra anche i detenuti non ci siano talenti da scoprire. Tant'è che faremo anche uno spettacolo teatrale. Mi piacerebbe anche che cogliessero da questo spunto di Carlo Caneba uno spunto anche per la loro attività teatrale. Questi momenti aiutano sia lo spirito sia anche coloro i quali debbono vivere mesi, anni in questo luogo, e quindi penso che noi, nel mio caso come Chiesa, ma come cittadini, dobbiamo incoraggiare queste iniziative, perché siamo per il recupero, non tanto per la condanna di chi ha sbagliato. Tutti possiamo sbagliare, ma è importante avere la forza, il coraggio, l'entusiasmo per ritornare a vivere nella legalità e nella giustizia. Ad accompagnare Carlo Caneba sul palco anche l'attrice comica Antonella Cirrone.